Luca Lombroso, divulgatore ambientale, questa sera qui per a Mirandola per presentare il suo libro Apocalypse Now. C'è questo punto interrogativo, Apocalypse Now? Partiamo da qui magari anche per raccontare e spiegare il perché di questo titolo e soprattutto che cosa poi racconterai stasera a Mirandola. Il perché del titolo è legato al film Apocalypse Now, perché i cambiamenti climatici sono una guerra e possono scatenare guerre se non affrontati opportunamente. I cambiamenti climatici sono un problema che magari non è percepito come uno dei problemi ai primi punti delle agende politiche, economiche, sociali, ma insieme alla crisi energetica sono una delle tre crisi, diciamo, che scatena i problemi dei nostri tempi. Il punto interrogativo è, per il sottotitolo che c'è sotto, clima, ambiente, cataclismi, e possiamo salvare il mondo ora. Ora, questo libro però l'ho fatto già un anno e mezzo fa, è ancora più che attuale da molti punti di vista, però ora era scritto un anno e mezzo fa, quindi dobbiamo cominciare un pochino a sbrigarci, perché non possiamo più aspettare, dobbiamo agire adesso, dobbiamo agire ora, possiamo ancora salvare il mondo, ma inteso come salvare noi, perché in realtà il mondo non avrebbe bisogno di essere salvato, con tutta una serie di azioni che vogliono dire anche, in parte anche convivere con tutta una serie di problemi che in parte noi stessi abbiamo causato, ma agire nel contempo per evitare che questi problemi vadano oltre certi limiti che non potremmo sopportare. Resilienza e sostenibilità sono concetti effettivamente differenti, perché? Sono due concetti diversi perché fanno parte un po' dei miei lavori, un po' del futuro, ma che sto cominciando a buttarmi giù le idee anch'io adesso, perché la sostenibilità vuol dire cercare di continuare con un modello di sviluppo come abbiamo adesso, cercando di fare le cose meglio, il che va sicuramente bene, ma andava bene 20 anni fa, nel senso che la sostenibilità serviva a prendersi del tempo per poi affrontare le cose in una maniera molto più drastica. La resilienza ci diviene necessaria nel momento in cui cominciano ad avvenire degli fenomeni che vanno fuori dagli standard, come l'alluvione, come i tornado, come i temporali violenti, come potrebbero anche tornare dei periodi di siccità, con cui appunto dobbiamo cercare di convivere evitando che ci mettano in ginocchio. Ovviamente nella nostra zona, nella nostra area, gli ultimi tempi, diciamo anche gli ultimi 2-3 anni, sono stati colpiti da nubifragi, tornado, grandinate che magari non si erano viste negli ultimi anni, nei tempi precedenti. La domanda che ci si pone è: magari è qualcosa di endemico? Tu qualche settimana fa hai scritto un tweet che è stato molto interessante ed è stato anche molto discusso, quello dicendo, in cui hai detto che il global warming non è una questione del futuro, non è una questione degli orsi, non riguarderà gli orsi polari, riguarda già noi. Ecco, dal punto di vista puramente emiliano, perché è accaduto anche questo? Se tralasciamo il terremoto, che è un altro tipo di evento, ma con cui anche su questo bisognerebbe ragionare e fare molto per affrontare i terremoti in maniera non traumatica, pochi giorni fa in Messico c'è stato un 6.2, è successo quasi niente, e il Mediterraneo dal punto di vista dei cambiamenti climatici è uno dei punti più sensibili. Che cosa vuol dire? Un punto dove gli effetti sono maggiori, il riscaldamento è maggiore e gli eventi estremi sono più accentuati rispetto ad altre zone del globo, che poi magari invece hanno altri tipi di problemi. Adesso non entriamo in questo dettaglio. Se andiamo a vedere, per esempio, basta mettersi a scrivere in Google alluvione e vengono fuori tutta una serie di suggerimenti di cui troviamo tutta Italia. Qualche giorno fa c'è stata quella delle Marche, ho scritto alluvione in Marche, ne stanno venendo fuori 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e lo stesso riguarda temporali, frane, eccetera, eccetera. L'Emilia è stata particolarmente colpita perché appunto fa parte di questo hotspot del Mediterraneo, ma sono state colpite anche il Veneto, anche il Trentino Alto Adige e anche altre regioni, insomma, e questo si somma naturalmente anche questioni di cura del territorio, manutenzione, prevenzione soprattutto, perché ricordiamo che un euro investito in prevenzione fa risparmiare 7 in ricostruzione. Grazie.